Se siete giovani, guardate, ascoltate quello che sto per raccontarvi, perché vi riporto indietro nel tempo sfruttando una serie, una docu-serie su Netflix che è uscita da poco. È intitolata Tapie, semplicemente Tapie, ovvero Bernard Tapie, ovvero il presidente dell'Olympique de Marseille, o più comunemente OM, o più ancora comunemente il Marsiglia. La squadra che nei primi anni 90 era diventata una splendida alternativa alle squadre più forti, che guarda caso erano tutte italiane, e il Milan soprattutto. Ecco, Tapie, in questa serie su Netflix, viene raccontato in tutti gli episodi, a parte gli ultimi due, con la sua vita piena di avventure, piena di esperimenti, da visionario anche un po' cialtrone, che passa dal vendere elettrodomestici a creare una mini azienda per il soccorso ai malati di cuore, e poi attraverso varie avventure e disavventure diventa anche ministro nel governo del Mitterrand in Francia, ma soprattutto diventa il presidente del Marsiglia, che si racconta società sull'orlo del fallimento, che viene acquistata per appena un euro. Ora, se vi state già annoiando, state calmi, perché la storia non è sul Marsiglia, ma riguarda l'altra figura simbolica, iconica di quegli anni nel calcio e poi non solo, ovvero Silvio Berlusconi. Tapie, tanto per essere chiari, veniva un po' definito il Berlusconi di Francia, e anche le sue escalation politiche in qualche modo testimoniavano una certa comunanza di intenti. Tra l'altro erano gli anni in cui Silvio Berlusconi, stiamo parlando dei primi anni 90, fine anni 80, primi anni 90, aveva creato Canale 5 in Francia, e non per caso l'aveva chiamata la Senc. Ma non è di televisione che voglio parlarvi, nemmeno di politica. Ecco, questa storia parte dal 1991, la famosa notte di Marsiglia, quando il Milan è a un passo dall'eliminazione dalla Champions League ad opera appunto di Marsiglia, del Marsiglia, ha pareggiato 1-1 in casa, partita blanda, la squadra già non segue più Sacchi, anzi in alcuni casi tipo i giocatori olandesi si ribella a Sacchi, l'allenatore, ed è sotto 1-0, quindi si arriva all'87esimo, segna Chris Waddle, un inglese del Marsiglia, e al Milan restano 3 minuti più recupero, ma non era lungo come adesso il recupero, 3 minuti per tentare il pareggio che avrebbe portato ai supplementari. In quel momento invece che cosa succede? Succede che il Milan non ne ha più, Chris Waddle addirittura sfiora il secondo gol e poi si spegne un riflettore allo stadio Velodrome di Marsiglia, dove c'è l'arbitro che fischia, si spegne un riflettore, c'è anche un'invasione di campo di fatto di un centinaio di tifosi, con i giocatori del Milan anche che pensano che la partita sia finita, addirittura Ruud Gullit, l'olandese iconico di quegli anni di rossoneri, si sfila la maglia e la scambia con un giocatore della squadra avversaria. Ma che succede? C'è il riflettore spento, c'è un po' di sconcerto e passa qualche minuto e l'arbitro fa capire che non aveva dato il finale e quindi si dovevano ancora giocare praticamente pochi secondi di tempo regolamentare più il tempo di recupero, e il risultato era in bilico, perché se il Milan avesse segnato, cosa peraltro improbabile per come era andata la partita, sarebbe andato appunto ai supplementari. In quel momento passano 4-5 minuti e compare dal sottopassaggio Adriano Galliani. Adriano Galliani è vestito con un trench grigio chiaro, forse bianco, beige chiaro, e fa cenno, uscite, uscite. C'è la telecronaca in diretta, se non sbaglio era Rai, e vengono intervistati i protagonisti in campo, e c'è il direttore sportivo Ramaccioni che dice: qui non c'è, si è spento il riflettore, qui la partita va o ripetuta o tocca il 3-0 al tavolino al Milan. Perché non c'era più luce? L'arbitro ha detto che così non poteva giocare ancora, i minuti che mancavano. Ah, ho capito. Ah,
stato l'arbitro, non una vostra decisione. No, no, è stato l'arbitro, ha detto che non voleva. Sì. Ramazzoni, cosa dice il regolamento in questi casi? Se la luce non ritorna entro tre quarti d'ora, la partita è vinta per 3-0. In realtà è un'interpretazione del regolamento molto particolare, diciamo così, però il Milan di fatto, se vede Galliani, è in televisione, quindi con una platea immensa, si vede questo Galliani che dice tutti fuori, tutti fuori. Andiamo via. Adriano Galliani ordina ai suoi giocatori di uscire dal campo di Marsiglia. Ecco, guardate Galliani che entra in campo e ordina ai suoi giocatori di non proseguire l'incontro. Non è una bella figura. E chi era in tribuna stampa, io ero in tribuna stampa, se ne rende conto. Dal momento in cui c'è stata l'interruzione della partita a quel momento di Galliani saranno passati 5-6 minuti più o meno. Che succede? Che la partita poi faticosamente riprende, il Milan dice di riservarsi il tentativo di fare ricorso, ma in realtà non c'è possibilità di fare ricorso. E infatti il Milan, per quella sceneggiata, si beccherà un sacco di critiche, compresa quella del direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Cannavò, in prima pagina, un fondino durissimo nei confronti di Galliani, e si beccherà anche una squalifica. Per quella scena, per aver tentato di interrompere di fatto una partita la cui decisione era tutta nelle mani dell'arbitro ed eventualmente del delegato UEFA, il Milan pagò con l'esclusione dalle coppe europee per un anno. Il Marsiglia, quel giorno, quella sera, scrisse la storia anche del Milan, perché questo episodio è rimasto tra le pagine, forse le poche, anzi sicuramente le poche pagine nere di una splendida storia rossonera, quella degli anni migliori di Berlusconi e Galliani. Perché ve l'ho raccontata? Perché facciamo un salto temporale al 1993. Il Marsiglia è di nuovo in corsa, curiosamente proprio con il Milan, solo che per la finale le due finaliste arrivano da dei gironi. È la prima edizione della Champions League, una delle prime edizioni della Champions League, quindi la formula va aggiornata. C'è un girone in cui è il Marsiglia nettamente avvantaggiato e l'altro girone con il Milan praticamente già qualificato. Bene. Il Marsiglia deve affrontare in casa il Bruges, formazione belga, che in quegli anni faceva dei buonissimi risultati. E il presidente è Bernard Tapie, Tapie, quello della serie, quello che vi ho detto all'inizio, il francese. Aveva un ciuffo, sembrava Alain Delon, anche qui se non lo sapete, Alain Delon era l'attore francese che aveva fatto innamorare tutte, in tutta Europa, forse in tutto il mondo. Lui si piaceva molto, era molto alto, nella serie non si vede che era così alto, secondo me sfiorava il 1,90 m, io sono 1,79 m, ecco, me lo ricordo perché ero lì insieme agli altri giornalisti a tentare un'intervista nei momenti immediatamente precedenti la partita appunto contro il Bruges. Erano altri tempi anche per le interviste, quindi lo troviamo, lui parla con i giornalisti francesi, poi riconosce quattro giornalisti italiani, io, cioè riconosce, sente che siamo italiani, Roberto Beccantini che lavorava alla Stampa, Xavier Iacobelli che lavorava al Corriere dello Sport, e inizia a parlare e noi gli chiediamo, ma tenete presente che noi gli chiediamo in francese, se non sbaglio era o Iacobelli o Beccantini che parlavano francese, io non lo capivo, quindi mi affidavo alla loro traduzione. In francese dicono, ci racconti un po' come va, e poi ci racconti anche come andò quella volta nel 91, due anni fa, a Marsiglia. Ah, dice, guarda, io di Marsiglia, Galliani è stata una brava persona, perché Galliani ha eseguito un ordine, e noi, pur qua lo capivo anch'io, perché voi non lo sapete, ma Galliani, quando scese dalla tribuna al campo dello stadio Velodrome di Marsiglia, si fermò a telefonare e parlò al telefono in maniera concitata, poi finita la telefonata entrò in campo e tentò di sospendere appunto la partita. E noi gli chiediamo, scusi, ma con chi telefonò? A chi telefonò? Lei vuol dire che telefonò a Berlusconi? E lui fece, non disse ça va sans dire, quello sono buoni tutti, però disse qualcosa che venne fedelmente riportato da noi giornalisti. Ora io ho un po' di fotocopie, mi metto gli occhiali perché sono passati degli anni. La Gazzetta, c'ho questa fotocopia piccola, quella notte andò così, decise Berlusconi. Poi La Stampa, a firma di Roberto Beccantini, guardate,
fu Berlusconi a ordinare Milan, ritirati, parole intervista di Bernard Tapie. Questo è il Corriere dello Sport. Berlusconi ordinò il ritiro. Galliani si prese le colpe, ma decise solo dopo aver parlato al telefono con il suo capo. Io avrei fatto di peggio, è difficile perdere quando ti senti grande. Che successe? Successe il finimondo. Successe il finimondo perché il Marsiglia poi vinse contro il Bruges, andò in finale e in finale avrebbe trovato proprio il Milan, sempre il Milan di Berlusconi e Galliani. La finale che si sarebbe poi giocata a Monaco, insomma, questa è tutta un'altra storia. Comunque vinse il Marsiglia 1-0. Perché successe il finimondo? Perché mai nessuno aveva detto quello che in alcuni avevano pensato. Cioè, figuriamoci se Galliani prende una decisione così drastica, clamorosa, mai vista prima, cioè di ritirare la squadra senza aver avuto l'appoggio di Berlusconi. Ma poi, quando glielo chiedemmo, noi a Galliani dice no, che aveva fatto lui perché il dottore, così tutti chiamavano Berlusconi allora, compresi noi giornalisti, era impegnato in una riunione per la Mondadori, se non sbaglio, e quindi non era contattabile in quel momento. Quindi questa è la versione del Milan, ma a distanza di 2 anni Tapie apre, squarcia un velo su questa versione. Che succede? Che Berlusconi reagisce in maniera molto netta. Il Milan smentisce il giorno dopo. Io ho conservato qui da Tutto Sport il pezzo mio, l'articolo mio del giorno dopo, e in pratica prima della smentita di Berlusconi e di Galliani ci fu la smentita di Tapie, che il giorno dopo disse: Tapie si rimangia le accuse a Berlusconi, ha mandato un fax a Galliani per smentire ogni cosa. Il fax, ragazzi, voi giovani non sapete che cos'è, insomma era il modo per mandare un foglio con una dichiarazione scritta. Le frasi sono state interpretate in modo sbagliato, ho detto che la colpa non era di una persona sola e il dirigente rossonero, cioè Galliani, conferma che la scelta fu la sua. Ecco, il Milan convocò addirittura una conferenza stampa. Tenete presente che la figuraccia di 2 anni prima era stata enorme, tant'è vero che Berlusconi, nella storia del Milan, questi pochi lo sanno, solo un comunicato ufficiale ha firmato, autografato, proprio quello del 91, per dire che prendeva le distanze, si scusava, si intuiva, si vergognava anche di quello che era successo allo stadio con il ritiro della squadra ordinato da parte di Galliani. Quello è l'unico comunicato ufficiale di firmato Silvio Berlusconi nella storia del Milan, pensate. Ecco, a distanza di 2 anni quel comunicato veniva smentito da Tapie. Ecco perché il giorno dopo, immaginiamo telefoni roventi, Tapie che manda subito un'ulteriore smentita dando la colpa a noi giornalisti. Poi c'era anche una televisione, c'era anche una versione televisiva di quell'intervista. Chissà chi ce l'ha in Francia. Però sarebbe da rivedere, perché Tapie l'aveva effettivamente dette queste cose. Ma Tapie smentisce, Galliani convoca una conferenza stampa affollatissima con tutti, e compresi noi 4 giornalisti che eravamo i testimoni di quella dichiarazione, e dice no, Tapie ha rimandato la smentita, io vi confermo che quella sera Berlusconi non era rintracciabile e di conseguenza la decisione era solo di Galliani. E così finisce questa storia, una storia che oggi non sarebbe più replicabile. Perché? Perché avviene tutto in tempo reale, comprese le traduzioni. Lì erano tempi in cui non era obbligatorio, come dire, parlare le lingue. Stiamo parlando di 30 anni fa. E in 4 giornalisti ce n'era uno, o forse 2, insomma, io di sicuro no, perché io parlo inglese e spagnolo, che parlava il francese e fece questa intervista. E me lo ricordo ancora, Tapie, con questo ciuffo, gli piaceva gigioneggiare, era un uomo di spettacolo. Era il presidente che ha fatto una brutta fine, purtroppo, è scomparso nel 2021, tra l'altro. Però nella serie viene raccontato bene. E ora voi vi chiederete, ma quindi qual era la verità? Quella detta da Tapie e poi smentita, quella detta da Berlusconi fin dal primo giorno, quella sostenuta da Galliani il primo e l'ultimo giorno. Guardate, vi consiglio di guardare la serie su Netflix, perché scoprirete un personaggio indubbiamente affascinante, Bernard Tapie,
presidente dell'Olympique di Marsiglia, che una volta arrivò in finale e una volta vinse la Champions League, proprio ai danni del Milan, quindi qualcosa di storico, mai più ripetuto. Ma scoprirete anche un personaggio, vi dicevo, affascinante, ma anche un, come dire, in certi momenti un cialtrone, un bugiardo. In fondo cadde anche uno che cercava sotterfugi, un facilone. Però io posso dire, a distanza di tanto tempo il dubbio mi rimarrà e nessuno me lo potrà più ovviamente chiarire. Tendo a credere a Berlusconi dopo aver visto la serie. Tapi era uno che un po' di cose se le inventava, anche per il gusto dello spettacolo. Però chissà se è vero che Galliani parlò al telefono con qualcuno, e se parlò al telefono con qualcuno, se era qualcuno che gli disse no no, il dottore non può rispondere, faccia lei Galliani, decida lei al meglio. Questa è la versione che è passata negli anni, malgrado quell'intervista di Tapi che avevo fatto anch'io, e magari verrà fuori dopo questo video qualche altro particolare, chissà. Tapi parla alla televisione italiana, qualificazioni indiscutibili. Je crois, indiscutibile. Poi Monsieur Tapi saluta così Adriano Galliani. Non parla.